L'Assemblea Generale dell'ONU voterà la prossima settimana una bozza di risoluzione che sottolinea la necessità di raggiungere il prima possibile una pace globale giusta e duratura in Ucraina. Sul campo le operazioni militari non si fermano. Nella notte attacco missilistico russo a Prokhorovsk, nel Donetsk, colpite anche infrastrutture nell'oblast di Leopoli. Secondo l'International Institute of Strategic Studies, in 9 mesi di conflitto l'esercito russo avrebbe perso circa il 50% della sua flotta di carri armati utilizzati in combattimento.